Al Policlinico Sant'Orsola di Bologna è stata eseguita la prima operazione al mondo guidata dalla realtà aumentata. L'intervento pilota, un'operazione di chirurgia maxillofacciale, consisteva nel resecare e riposizionare mascella e mandibola di un paziente per ripristinare le funzionalità del morso. Il visore di nuova generazione è il risultato di un progetto europeo coordinato dall'Università di Pisa e che vede l'Università di Bologna e il Policlinico di Sant'Orsola in prima linea come partner responsabili della sperimentazione clinica. Ne parla Giovanni Badiali, responsabile del progetto presso il Policlinico di Sant'Orsola di Bologna, che ha eseguito l'operazione. Quindi il chirurgo ha potuto seguire le indicazioni date dal visore direttamente sul paziente, come avere le indicazioni del navigatore dell'automobile direttamente dipinte virtualmente, ovviamente, sulla strada. La realtà aumentata è un tema che nel mondo è molto studiato. E noi siamo a questo punto riusciti a portare in sala operatoria un visore, quindi una sorta di occhiale, e a fare in modo che questo visore guidi la mano del chirurgo in un intervento, diciamo, abbastanza standard. La prospettiva è quella di estendere questa tecnica, questa tecnologia, a tutti i possibili interventi, in particolare sul sistema scheletrico. Behring Ringlaim Italia, per il secondo anno consecutivo, è stata ufficialmente certificata dal Top Employers Institute, Top Employer Europe 2020 e Top Employer Italia 2020 per le proprie eccellenze nelle condizioni di lavoro. Le aziende certificate Top Employer si distinguono per l'impegno a fornire le migliori condizioni di lavoro ai propri collaboratori e per l'attuazione di best practice focalizzate sullo sviluppo e sul benessere delle persone. Il commento di Antonio Barge, direttore Human Resources di Boehringer Ingelheim Italia. Questo riconoscimento conferma l'approccio che Boehringer Ingelheim ha verso i propri collaboratori. È un approccio che parte da un assunto semplice. Boehringer, azienda farmaceutica, pone le proprie aree terapeutiche e il servizio di salute che vuole portare alla società al centro. Chi porta questo sono i collaboratori di Boehringer. I collaboratori non riuscirebbero ad avere questa centralità se loro per primi non si sentono attori centrali dell'organizzazione che esprime queste aree terapeutiche. Il nostro modo di gestire le persone parte quindi da una centralità delle persone. Nel 2019 buona parte dei nostri programmi di gestione del personale sono partiti da idee che i nostri collaboratori ci hanno proposto, ci hanno sollevato idee che vertevano sul tema dell'equilibrio, del riconquistato equilibrio tra lavoro e vita privata e opportunità di sviluppo professionale. Oltre i cataloghi, oltre le idee più standard che l'azienda aveva, abbiamo voluto chiedere alle nostre persone metterle al centro della progettazione. Questo ha scaturito una serie di iniziative che poi ci sono state riconosciute. 10 punti fermi, dalle indicazioni su come lavarsi le mani o pulire le superfici alle principali fake news puntualmente smentite per curare l'infodemia legata al SARS-CoV-2. A mettere a punto il manifesto sono stati l'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero della Salute. L'impegno per prevenire l'epidemia da SARS-CoV-2 passa anche attraverso i comportamenti, che devono essere basati su informazioni corrette. Oggi il virus non circola nel nostro paese, ma seguire le misure raccomandate, a partire dal lavaggio delle mani, ci aiuta a prevenire questa e anche altre patologie infettive, commenta il presidente dell'ISS, Silvio Brusaferro. Questo decalogo rappresenta anche un bel esempio di come istituzioni e professionisti garantiscano risposte unitarie a una possibile minaccia per la nostra salute. Istituto Superiore di Sanità e Ministero della Salute quindi invitano a lavarsi spesso le mani, a evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, a non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani. Raccomandano inoltre di coprire bocca e naso starnutendo o tossendo e a non prendere farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico. Importante ancora pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol e usare la mascherina solo se si sospetta di essere malato o si assistono persone malate. Infine, ricorda il decalogo, i prodotti made in China e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi, così come gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus. Importante invece contattare il numero verde 1500 in caso di febbre o tosse.